Ciao cara, come stai? Siediti, certo. Bene. Io tutto bene, grazie. Allora, ho visto dall'appuntamento che devi fare un po' di cosine oggi. Dimmi tutto. Ok. Sei già stata dalla parrucchiera? Quindi ti faccio una bella pulizia del viso. E magari ti do una pettinatina, giusto per la piega quando l'hai fatta ieri, ti do solo una sistematina alla piega veloce, ok? Va bene, allora, ti do qualcosina per tirare indietro i capelli in modo che io possa lavorare bene sul tuo viso. No, indossarla tu, te la metto io, ok? Alza la testa, tesoro. Ok, a posto. Così hai tutti i capelli indietro. Dunque, ti metto anche un asciugamaniche. Ok, te la metto intorno al collo in modo che non ti scivoli nulla sui vestiti. Ok. Adesso sdraiati leggermente, reclina la poltrona. Sì. Perfetto. Adesso devi solamente rilassarti. Ok? Allora, cominciamo subito con dei dischetti di cotone e dell'acqua micellare. Non la adoperi mai l'acqua micellare. Guarda, è un prodotto liquido molto molto delicato che serve a sia a togliere il trucco che a tonificare un pochettino, a rinfrescare un pochettino la pelle. Sì. Puoi usarla tutti i giorni, anche tutte le sere. Non fa male, è molto delicata e molto leggera. Io andrò ad usarti questa acqua micellare e poi ti passerò un latte detergente per togliere gli ultimi piccoli residui di trucco. Ok? Tu chiudi gli occhi tranquillamente. Chiudi, chiudi. Devi andare di bello. Ah, capisco. Fantastico. Quindi vuoi essere perfetta, giusto? Beh. Sì, qualche residuo di trucco ce l'hai ancora. Ma tante volte struccandoci di fretta la sera, qualcosina rimane sempre, tesoro. Non è colpa tua. Siamo un po' tutte così. Chiudi gli occhi bene che. Ecco. Tolgo il bracciale che mi dà fastidio quando lavoro, non devo avere nulla. Come te la senti la pelle? Molto fresca, molto, vero? È l'effetto dell'acqua micellare. Invece adesso vado ad applicarti del latte detergente per ammorbidire ed idratare la pelle, ok? Esatto. Questa ha una consistenza densa, tipo una crema. Comunque è un latte, non è acqua, come puoi vedere, vedi? Ha un colore leggermente sul verdino. Ok, tesoro, sì, chiudi gli occhi perché potrebbe bruciarti se ti va all'interno. Ecco, questa è una, diciamo, una rifinitura finale, ok? Per togliere tutti i piccoli residui che l'acqua micellare non è riuscita a togliere, ok? Chiudi bene gli occhi che. Adesso hai il viso completamente deterso e pulito. Stavo pensando, visto che tutti, non solo tu, abbiamo la pelle un pochettino secca e con un po' di rughette,
fatti intorno agli occhi. Sì, beh, è normale perché la pelle è molto più sottile. Vado a passarti uno strato di olio di cocco. Lo conosci l'olio di cocco? Guarda, ha molteplici usi. Si può usare in mille modi diversi. Magari qualche giorno ti spiegherò un po' di trucchi sull'olio di cocco, diciamo, si può usare sia in cucina che sia per l'estetica, per la bellezza, per la skincare quotidiana, per tantissime cose. Comunque ha delle proprietà emollienti e nutrienti che se andiamo a applicare sotto gli occhi andrà a rilassare un pochettino i tessuti e a rendere la pelle del viso un po' più distesa, soprattutto nella zona perioculare, ok? Adesso te lo applico e te lo applico anche intorno alle labbra, per quelle piccole rughette che si formano. Poi in questa stagione è un po' caldo, guarda, un po' caldo, un po' freddo, come ti dicevo. Senti che profumo meraviglioso. Viene voglia di mangiarlo, vero? Mamma mia, adoro il cocco. Ha una consistenza tipo burro e nulla. Vedrai che quando io te lo applico, se, lo sentirai un po' denso, dopodiché, continuando a lavorarlo col calore delle dita, andrà a sciogliersi, a formare come una specie di crema. Ok? Va bene, allora inizierò applicandotelo con le dita intorno agli occhi, ok? Chiudi. Senti che è un po' denso? Adesso, dopo che te lo spalmo un po', avrai una sensazione tipo di unto, ok? Ma stai tranquilla perché verrà subito assorbito dalla pelle che sta sotto gli occhi, perché è molto disidratata, quindi andrà subito a prendersi tutto quello che gli serve per idratarsi. Tienili chiusi gli occhi, certo. Pulisco un po' intorno perché quando si riscalda l'olio di cocco inizia ad andare un po' da tutte le parti. Ok. È già asciutto, vedi? Ok, adesso vado ad applicartene ancora un po' sulla pelle del viso in quantità minore, però con un pennello, ok? Bene, ti bruciano. Hai visto? Vedrai che bella sensazione di sia di freschezza, sia di pulizia, sia di morbidezza della pelle, ok? Si può mettere su tutta la pelle del viso, dalla fronte al mento, senza alcun problema. Ok, lo lasciamo asciugare un po'. Come ti senti? Rilassata? Allora, nel frattempo che l'olio di cocco si asciuga, io ti tolgo un po', ho visto che hai dei peletti un po' fuori posto nelle sopracciglia, posso? Ok, allora vado a tirarteli via. Sì, se preferisci tenerli, puoi anche tenerli aperti, però è meglio che li chiudi, così ti tiro anche un po' la pelle e riesco meglio a toglierti fastidiosi pelettini. Vieni, hai un po', sì. Guarda, sinceramente, a me la ceretta nelle sopracciglia non piace. Forse perché li ho sempre fatti con la pinzetta e ormai sono talmente abituata che subire uno strappo nella zona degli occhi mi fa un po' senso. E poi c'è il rischio anche che gli occhi si gonfino se uno non è abituato. Quasi finito, tesoro.
le sopracciglia, siamo a posto. L'olio di cocco si è assorbito e adesso vado a metterti una crema super nutriente al melograno. Guarda, io la uso mattina, sera, ogni volta che mi lavo il viso, e ho l'abitudine di mettermi la crema perché sennò mi dà molto fastidio sentirmi tirare la pelle, perché il sapone comunque secca. Quindi adesso vedrai con questa come ti sentirai bene. È un'ottima base per il trucco, ovviamente ha delle proprietà nutrienti, emollienti e antirughe. Anche se tu sei molto molto giovane, comunque ha un'azione preventiva che non fa mai male. Ok tesoro, te ne metto dei piccoli, della piccola quantità, un po' su tutto il viso e poi vado a spalmartelo, ok? Anche qua sulla fronte. Ok. Sì, l'olio di cocco, il burro di cocco si era totalmente assorbito, si vede che la pelle è molto disidratata in questo periodo. E guarda, può dipendere da tanti fattori. Sì, magari sei sotto ciclo. Ecco, vedi? E quando siamo in questa situazione, il corpo ovviamente prende tutte le sostanze che gli servono e quindi va a togliere anche un po' di acqua dalla nostra pelle, no? Soprattutto se bevi poco, è vero? Da qualche parte il corpo deve prenderle questi liquidi, quindi devi cercare di bere molto, è molto importante bere almeno 1 litro di acqua al giorno, sì. 1 litro, 1 litro e mezzo, poi d'estate anche 2, capisci? E ne giova tutto il corpo, i nostri organi interni, la nostra pelle, la lucentezza dei nostri capelli, le unghie, tantissime cose. L'acqua è fondamentale, non dimentichiamocelo mai. Ok tesoro, sono logorroica oggi. No, a me va di dare anche delle spiegazioni, no? Se dico delle cose devo anche dare una spiegazione. Meno male. Io direi che il viso è perfettamente pulito, quindi tra poco io ti manderò dalla mia collega Mary di Lanzi, ti assicuro che è bravissima, ti farà un trucco fantastico, sì. Beh, lei è un'artista in questo campo, quindi puoi andare sul sicuro tesoro. Dunque ti do una pettinatina, che dici? Hai capelli molto molto lunghi, ho visto. Ah, hai anche appena fatto il colore, sì, si vede tesoro. Quindi hai fatto una piega molto semplice, allora vado solo a pettinarteli, ok? Sì, tranquilla. E anche io ho sempre portato i capelli lunghi, molto, sì. Anzi, guarda, ultimamente ti dirò, li sto anche tenendo un po' più corti, ma prima... È come se la mia forza fosse nei capelli, come Sansone. Fin da piccola, sì. Anzi, guarda, da piccola mia mamma me li tagliava sempre a caschetto. Che poi, non so se ti ricordi quei caschetti degli anni 70, come erano brutti. Mamma mia. Sì, già mi sentivo bruttina io. Poi con quel taglio di capelli ho sofferto molto. Quindi, da quando ho avuto la possibilità di decidere da sola, di farmi crescere i capelli, guarda, ho sempre avuto i capelli lunghi, sì, è importante per una donna, no, sentirsi a proprio agio, sia col viso che col proprio corpo, che con i capelli, no, poi sai, da piccoli un po' tutti si soffre perché non ci si piace, belli, belli i tuoi capelli, veramente, è anche un fantastico colore, sì, molto bello, cos'è, un castano ramato, belli. Sì, stamattina c'è un via vai che è una cosa assurda, guarda, sarà perché si avvicina il fine settimana. Ci sono dei giorni che veramente non si sente volare una mosca, ma altri giorni...
che c'è un delirio di macchine. Allora, ti faccio un leggero massaggio, ti va? Dai, così poi ti mando di là dalla Mary, ok? Dai, chiudi gli occhi, ecco. No, non te li scompiglio i capelli, rilassati che poi ti ripetono. Benissimo, fantastica. Sì. Ok, perfetto. I capelli sono a posto, non voglio scompigliarti ulteriormente. Allora, adesso ti faccio accomodare dalla Mary, gli dirai quello che il tipo di trucco che vuoi e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Sì, guarda la seconda porta a sinistra, tesoro. Ok, ti saluto. Ciao tesoro, un bacione, ciao ciao. Ah, oh.